Urbino una serata dedicata all'incontro fra le arti, con un'epifania del paesaggio, da un'idea della professoressa Olivia Nesci dell'Università di Urbino. Prof, cosa racconta questa serata? Che cos'è questa epifania del paesaggio? Ma in effetti quest'idea non è proprio mia, nel senso è mia, ma anche nasce nel 2005 con la pubblicazione di un libro, Il paesaggio marchigiano, esercizi di lettura, fatto con il poeta Lorenzo Carnevali, e questo è stato il primo esperimento di contaminazione di linguaggi, il linguaggio scientifico con il linguaggio invece artistico, ed è nato questa opera di poesie e di spiegazioni del paesaggio dal punto di vista scientifico. Dopodiché Laura Valentini, collega della nostra università, pianista e clavicembalista, ha avuto anche lei l'intuizione di unire a questi linguaggi la musica, che è la regina delle arti, e facendo una sua ricerca personale ha scelto dei brani di musica antica che suonerà con un clavicembalo, una copia ovviamente di un pezzo unico francese del 1667, che ha un suono particolarmente evocativo e antico. Ecco, abbiamo scelto proprio questo strumento perché parleremo anche di geologia, un'arte antica volendo, no? Si può dire. La serata prevede anche proiezioni di foto, di video e anche dei pezzi recitati, giusto? Sì, ecco appunto gli altri due personaggi che fanno parte di questo gruppo sono Stefano Baiocchi, l'uomo del colore lo chiamiamo noi, no? Che dal Pennarelli alle matite è passato a questa forma di arte che è i video, i filmati, e anche lui ha unito queste immagini molto emozionali in effetti con i nostri brani di musica e anche delle poesie. Finisco con Max l'attore, che è un poliedrico personaggio, regista, che ci ha molto aiutato nella costruzione di questa piece, diciamo, teatrale, e che recita con il suo linguaggio non solo vocale ma anche del corpo, recita questi versi in modo veramente straordinario. E vorrei evidenziare questo, che non è un insieme, uno studio multidisciplinare messo così. C'è veramente dietro una ricerca ontologica proprio sui luoghi del nostro territorio, una ricerca della forza che c'è dietro questi luoghi e della storia, dell'origine di questi paesaggi. Questo spettacolo, questa serata, è un unicum oppure è il primo di una serie? Noi vorremmo che fosse un primo di una serie, ovviamente, vedremo, perché posso dirlo, facciamo tutto, è tutto volontariato quello che facciamo, cerchiamo sempre delle persone sensibili che possano aiutarci in questo cammino, perché veramente è un dispendio di grandi energie, non solo intellettuali ma anche materiali. Cosa vi ha spinto a organizzare questa serata? Ci ha spinto la voglia di far capire alle persone che il paesaggio non è solo quello che, aprendo una finestra, guardiamo, non è solo il senso estetico del paesaggio, ma bisogna vedere il paesaggio con occhi nuovi, come diceva un grande artista, poeta, letterato. E quindi vederlo, capire l'origine di questo paesaggio, capire perché si è modificato e capire perché tanti artisti l'hanno visto e sono stati ispirati da questi territori che sono splendidi. E quindi vorremmo anche che questi luoghi fossero visitati dai turisti, potrebbe nascere una nuova economia che porterebbe gli amministratori anche a preservare, a curare questi paesaggi e a non distruggerli come fanno spesso.